Buongiorno ragazze, allora ancora un tutorial, questa volta è una nail art semplicissima e abbastanza discreta. Volevo una cosa tranquilla anche proprio da tutti i giorni, infatti adesso con questa ci andrò anche al lavoro dopo, vabbè io vado anche con quelle strane, ma fa niente. Allora, ho dato, come al solito mi porto avanti sulla mano dove voglio fare il tutorial e ho dato una base, questo rosino pastellino nude un po' rosato che è di Kiko. Ed è il numero 372. Poi iniziamo con quindi questa linea diagonale, è uno smaltino della Essence, si chiama Irreplaceable. Allora, si potrebbe fare con lo scotch, però vuol dire che lo smalto sotto deve essere molto ben asciutto, eccetera, eccetera. Quindi che si fa? Si fa a mano. Molto, magari viene un filino meno preciso. Tanto poi ci sono sopra i pois che mascherano tutto. Questo è un bellissimo colorino beige pieno di un botto di pagliettine dorate. Trovo molto 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 carino. Ok, vi dico, anche se non è super perfettissimamente dritta, lo so che con lo scotch verrebbe meglio, se volete fatela con lo scotch. Tanto adesso la prima cosa che ci dobbiamo fare è aggiungere, lo vedete già sulle altre dita, vabbè, magari devo asciugare anche un attimino, vi dico subito i prossimi prodotti, sono il mio beneamato top coat coi flake della Essence, che si chiama Night in Vegas, che è proprio lo sfizio mio di usarlo, cioè adesso si vede su questo smalto, su uno smalto nero rende tantissimo. Potevamo farla in nero questa, però io volevo una cosa soft, molto daylight, e quindi eccola qui. Quindi flake, poi risulterà meglio alla luce, cioè in un posto meno ombrato, per cui dopo vi faccio anche le foto. E adesso siamo in pari, no? Su questa mano, quindi questa era un limited edition di Kiko, un nail art lacquer. Infatti, se guardate 308 sul sito non esiste, uno gli rimane il dubbio, ma perché era un grigio molto 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 grigio, un argento molto molto pigmentato. Goccina su un foglietto, su quello che vi capita, e poi pallini. Pallini come fossero delle perle, quindi uno. Un'alternativa un po' più eccessiva potrebbe essere farlo con delle pietre. Io non ci avevo voglia. Ok, e niente, in realtà, se sto dito è dentro l'inquadratura, la nail art mi finisce subito qui. Cioè, mi è venuta troppo questa idea malsana di fare il contrasto scuro. Ho preso un nero, sempre una limited edition di Kiko, quello era il nero matte. In realtà va bene un nero qualunque, io ho preso il primo che mi veniva. E non mi preoccupo lì dei bordini, tanto poi ripassiamo i puntini esattamente dove li ho già messi. Adesso spettacolissimo. No, vabbè, il nero mi piace troppo. Perché nell'altro colore viene un effetto super super delicato. Allora, qui lo vedete, mi prende solo il rossiccio. Però adesso dopo
vado di là, vi faccio le foto e tiriamo fuori anche tutti gli altri colori. Comunque, grazie, metti a fuoco macchina. Allora, la nail art che vi propongo è questa. Abbiamo già due varianti, con il chiaro, quindi molto delicata, oppure con lo scuro. Spero vi piaccia. Ok, solo un'aggiunta perché, vabbè, adesso l'ho ricreata sulla mano sinistra perché va bene, mi piaceva il... cioè la trovo molto carina anche in questa versione super soft, molto delicata, però poi quando ho messo il flake sul nero ho detto no, vabbè, non si può fare, quindi le ho fatte tutte così. Si mette a fuoco. Vabbè, qui si vede più che altro il rosso. Io vi giuro che dal vero poi si vedono anche tutti i colori. Sarà la ripresa, non lo so. Comunque, coi pallini sempre argento sopra, ma il flake, ho ripassato la mezza diagonale nera su tutti. Mi piace tanto così. Quindi uno, oppure questo con l'accento. O così, insomma, due versioni. Non ho saputo resistere. Adesso vado a mettermi un po' di crema sulle pellicine perché effettivamente le vedo un po' secche. Ho cambiato troppi smalti oggi, secondo me. Comunque spero che vi piaccia.